Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno. Oggi il nostro appuntamento domenicale dell'Angelus lo viviamo qui a Castel Gandolfo. Saluto gli abitanti di questa bella cittadina. Voglio ringraziarvi soprattutto per le vostre preghiere e lo stesso faccio con tutti voi pellegrini che siete venuti qui numerosi. Il Vangelo d'oggi, siamo al capitolo 10 di Lucas, è la famosa parabola del buon samaritano. Chi era quest'uomo? Era uno qualunque che scendeva da Gerusalemme verso Gerico sulla strada che attraversa il deserto della Giudea. Da poco su quella strada un uomo era stato assalito dai briganti, derubato, percorso e abbandonato mezzo morto. Prima del samaritano passano un sacerdote e un levita, cioè due persone addette al culto nel Tempio del Signore. Vedono quel poveretto, ma passano oltre senza fermarsi. Invece il samaritano, quando vide quell'uomo, ne ebbe compassione, dice il Vangelo, ne ebbe compassione. Si avvicinò, gli fasciò le ferite, versandovi sopra un po' di olio e di vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e pagò l'alloggio per lui. Insomma, si prese cura di lui. È l'esempio dell'amore per il prossimo. Ma perché Gesù sceglie un samaritano come protagonista della parabola? Perché i samaritani erano disprezzati dai giudei a causa di diverse tradizioni religiose. Eppure Gesù fa vedere che il cuore di quel samaritano è buono e generoso e che, a differenza del sacerdote e levita, lui mette in pratica la volontà di Dio che vuole la misericordia più che i sacrifici. Dio sempre vuole questo, la misericordia, e non andare condannando a tutti, no, la misericordia del cuore, perché lui è misericordioso. Lui sa capire bene le nostre miserie, le nostre difficoltà, anche i nostri peccati. E ci dà a tutti noi questo cuore misericordioso. E questo è quello che fa quel samaritano. Imita proprio la misericordia di Dio, quella misericordia verso quello che ha bisogno. Un uomo che ha vissuto pienamente questo Vangelo del buon samaritano è il santo che ricordiamo oggi, San Camillo dell'Elis, fondatore dei ministri degli infermi, patrono dei malati e degli operatori sanitari. San Camillo morì il 14 luglio 1614. Proprio oggi si apre il suo quarto centenario, che culminerà tra un anno. Saluto con grande affetto tutti i figli e le figlie spirituali di San Camillo che vivono il suo carisma di carità a contatto quotidiano con i malati. Siate come lui, buon samaritani, e anche ai medici, agli infermieri e a coloro che lavorano negli ospedali e nelle case di cura. Auguro di essere animati dello stesso spirito. Affidiamo questa intenzione all'intercessione di Maria Santissima. E un'altra intenzione vorrei affidare alla Madonna, con tutti voi, ma pregare insieme alla Madonna, a tutti. È ormai vicina la giornata mondiale della gioventù di Rio de Janeiro. Ma si vede che sono tanti giovani d'età, ma tutti siete giovani di cuore, eh? Ma complimenti, eh?
Io partirò tra 8 giorni, ma molti giovani partiranno per il Brasile anche prima. Preghiamo allora per questo grande pellegrinaggio che comincia perché Nostra Signora di Aparecida, patrona del Brasile, guida i passi dei partecipanti e apra il loro cuore ad accogliere la missione che Cristo darà loro. Preghiamo la Madonna. Angelus Domini, Nunciabit Mariae, il concepi di Spiritus Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in omnis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Gratiam tua, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi fili tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Preghiamo per i defunti. Requiem aeternam donaeis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti. Cari fratelli e sorelle, mi unisco in preghiera ai presoli e ai fedeli della Chiesa in Ucraina, radunati nella Cattedrale di Lutsk per la Santa Messa di Suffragio in occasione del 70 anniversario delle stragi di Volinia. Tali atti provocati dall'ideologia nazionalista nel tragico contesto della Seconda Guerra Mondiale, hanno causato decine di migliaia di vittime e hanno ferito la fratellanza di due popoli, quello polacco e quello ucraino. Affido alla misericordia di Dio le anime delle vittime e per i loro popoli chiedo la grazia di una profonda riconciliazione e di un futuro sereno nella speranza e nella sincera collaborazione per la comune edificazione del Regno di Dio. Penso anche ai pastori e ai fedeli partecipanti al pellegrinaggio della famiglia di Radio Maria a Jasna Gura, Częstochowa. Vi affido... Vi affido alla protezione della Madre di Dio e vi benedico di cuore. Saluto con affetto i fedeli della diocesi di Albano. Invoco su di loro la protezione di San Bonaventura, loro patrono,
di cui domani la Chiesa celebra la festa. Che domani sia una bella festa e tanti auguri, ma io vorrei mandarvi una torta, ma tanto grande non so se la faranno. Saluto tutti i pellegrini qui presenti, i gruppi parrocchiali, le famiglie, i giovani, specialmente quelli venuti dall'Irlanda, i giovani sordi che stanno vivendo a Roma un incontro internazionale. Saluto le suore di Santa Elisabetta, alle quali auguro un fruttuoso rinnovamento spirituale. Le apostole del Sacro Cuore di Gesù, con famiglie di diverse nazioni, le figlie della Divina Carità, impegnate nel capitolo generale, e le superiore delle figlie di Maria Ausiliatrice. A tutti auguro una buona domenica e buon pranzo.